Ehi, a tutti ciurma e benvenuti da Giochino in questo nuovissimo episodio su Life is Strange True Colors. Vi ricordo ragazzi che è importantissimo il vostro sostegno con i like affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like, so che ce la possiamo fare. Come sempre grazie per il supporto ed eccoci qua, dopo che la volta scorsa ragazzi purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta difficile, per quanto magari possa non sembrare così ragazzi, però veramente a volte prendere certe decisioni è davvero difficile, perché abbiamo dovuto decidere se far sapere o meno ad Elinor della morte di Gabe, perché purtroppo la malattia di cui soffre non le permetteva appunto di ricordare che Gabe fosse morto. Quindi alla fine io ho deciso comunque di dirglielo perché mi sembrava la cosa più giusta, per quanto comunque la cosa mi abbia fatto male, perché ovviamente lei ci è rimasta male perché si è sentita in colpa principalmente di non averlo ricordato, colpa che non dovrebbe provare perché ovviamente non è colpa sua se la sua malattia le impedisce purtroppo di ricordare le cose. E quindi siamo alla ricerca di Mac, ragazzi. Elinor ci aveva detto che appunto Mac era uscito da poco dal negozio, per cui vediamo di riuscire a trovarlo qua intorno. Ok, ci ha scritto un messaggio Elinor, ragazzi. Alex, mi dispiace per prima, ho apprezzato il tuo aiuto, è solo che ero un po' sconvolta, ovviamente. Lei chiaramente le risponde: non devi scusarti, è stato difficile per tutti noi. Ci ha scritto anche Steph: ho visto cosa hai fatto per il GRV, grazie mille, scommetto che gli piacerà un sacco. E cosa abbiamo sul MyBlock? Chiaramente aggiornamenti da Steph riguardo appunto il villain che caratterizzerà il GRV, più altri post. Avete consigli su come addomesticare questo gatto randagio? Non sembra un gatto. Un gattone, infatti. Un cucciolo di puma. Figata, ragazzi. Sto preparando una nuova avventura Heaven. Scrivetemi in privato se volete partecipare. Ovvio che volete. Quindi sta parlando ovviamente del GRV. Siamo lieti di annunciare che presto arriverà un nuovo membro alla nostra comunità. Diamo il benvenuto a Jack Stevens. Quindi, ragazzi, come potete vedere, è veramente un social network. Ci sono tutti gli aggiornamenti del caso. Eccolo qua, ragazzi. Come Alex aveva suggerito, vediamo se Mac è sul ponte. E infatti, è qui. È chiaramente spaventato. Se non ha colpe, perché dire sono per dire perché pensare sono fottuto? Parliamogli e vediamo cosa succede. Alex. Look, it's not a good time. You owe me an explanation about what happened to Gabe. What? Costing me my girlfriend wasn't enough for you? Now you're gonna accuse me of killing Gabe too? Devo dire, ragazzi, so che stai mentendo. Cioè, non abbiamo prove materiali, per carità, però so che stai mentendo. Drop the act. I know you've been lying about that night. You don't know shit. Mac, come on. He was my big brother. I can't. Something definitely has him scared. Maybe if I could tap into his fear, I could get to the truth. Okay. Purtroppo ci tocca sentire anche la sua di paura per riuscire to find something I could use to push him over the edge. Per riuscire a scavare fino in fondo, chiaramente. Quindi proviamo di nuovo a leggere la sua paura. Everyone's out to get me. Alex, Ryan, even Riley. Fuck. Even Riley? Did something happen with her? Beh, ne avranno parlato di quello che è successo, chiaramente. We're done here. Ok, allora con lui non è più possibile parlare, quindi suppongo che dobbiamo andare a trovare Riley. Magari lui con lei ha parlato e le ha detto qualcosa di specifico. Dovrebbe essere chiaramente qua intorno, almeno credo. Ok, è arrabbiato. Ah, è in attesa al telefono. È incazzato nero, non è arrabbiato, è letteralmente incazzato. Come on, man, can't you take a hint? She's not into you. Let it go. Ci è data la possibilità di ascoltare emozioni di chiunque, chiaramente. Quindi c'è questo tipo che a quanto pare è invaghito di questa ragazza, però si dice: guarda, lascia perdere perché a lei non piaci. If I tell him I like him, we'll date and then we'll break up.
Ok. My best friend. Queste situazioni. Maybe I could help them. Sono Wait, veramente. Hell no. What am I thinking? This is none of my business. Vabbè, come no? Scusa, proviamoci. Non possiamo parlare con loro? No, evidentemente no. Che cavolo, cioè si piacciono ma hanno troppa paura per dirselo. Vabbè, comunque. Che bello. Guess they didn't feel like painting the mine. A che pro? Quindi Riley è qui, ragazzi, eh? Vediamo un attimo cosa pensa. È impaurita anche lei. If he's innocent, why is he acting like this? Acting infatti. Like what? Maybe I can get her to tell me. Beh, sì, si sta comportando come uno che non ha alcuna responsabilità, nonostante gli si dica che appunto Gabe aveva chiamato quella sera. Hey, Ryan. Alex. Hey. Che sai dirmi di Mac? That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. Mac sta dicendo la verità? Do you think he's telling the truth about the call? That Gabe never made it? No, I... It's not that... I... Sorry. I'm really not ready to talk about it. Ma come no? C'è una questione così importante. Proviamo a dirglielo, si sta comportando in modo strano. Yeah. I get it. It's just... If he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no, and that we were done. And now, I'm scared he did something horrible. Riley, thank you for telling me. È un comportamento anomalo comunque. You deserve the truth. Chiediamole di Elinor, ragazzi, perché a quanto ho capito lei non ha detto a nessuno del suo problema, quindi men che meno a Riley. Proviamo a vedere se... You and Eleanor seem close. She's taken care of me ever since I was little. I never really knew my mom, but she's always been there for me. What does she think about you going away to school? She's thrilled. I think she just wants me to end up happy. È molto dolce. That's really sweet. She's the most selfless person I know. I know having you work with her in the shop has meant the world. Yeah. To both of us. Riguardo Gabe, che mi dici? I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him so much. He was like an older brother to me. Mi fa piacere che ci fosse per te. I'm glad you had him. He was a really good guy, Alex. Devo andare. Grazie comunque. There's some stuff I need to do. Okay. Quindi ragazzi, cioè vedete, sta cosa puzza we'll perché soon. Sì. Yeah.
puzza perché c'è una persona che non ha fatto niente di male, sa di essere nella ragione, non si comporta così, ok? Nel senso, magari sì, è sconvolta, tutto quello che vi pare, però non si comporta così. Tra l'altro chiede a Riley di andare via, addirittura così improvvisamente. C'è l'atteggiamento di chi è proprio Nap trying colpevole. to skip town is sketchy as shit. Appunto. I bet I could use that to stoke his fear. Per cui torniamo da lui. I should make sure there's nothing else I want to do before I confront Mac. No, non abbiamo altro da fare, infatti. L'unica cosa è affrontare Mac. Per cui eccoci qua. Vediamo se riusciamo a cavargli qualcosa, ragazzi. What Riley told me might do it, but I should make sure there isn't anything I still want to do No, around town Alex. first. Stai tranquilla, ho già fatto tutto. Sono pronta. Okay, let's do this. Your ex-girlfriend told me about your plans to skip town. That's not something innocent people do. Appunto. God. It's not. I didn't do anything. Fuck off! Leave me alone! Continuo a ripetere che non è un atteggiamento normale. Ok, questo è il logo della Typhon. Fuck. I'll deal with Mac when I get to him. For now, I need to learn everything I can. Ok, cerchiamo di andare più a fondo in questa storia, ragazzi. Typhon's always watching. They run this whole town. Ok, quindi c'hanno telecamere di sicurezza, se le vogliamo chiamare così, dappertutto. Mac feels like everyone's staring at Ah, him. ok, mi sembrava strano. Non stiamo vivendo, insomma, la gente non è che guardava noi, tra virgolette. Questa è la paura di Mac, ok? Quindi ha il terrore che tutti lo osservino. Perché chiaramente ha qualcosa da nascondere. Quindi la paura è collegata a tutti questi altri vari oggetti. Everyone thinks I killed him. They all hate me. Se continui a nascondere la verità, è come se tu fossi partecipe della sua morte, Mac. Mi dispiace. It's not fair. I didn't do anything wrong. Questa è una cosa che ti ripeti per autoconvincertene. Qui c'è Riley di nuovo. What the fuck? Ehi. It should have been you instead. Alex? No! What the hell? There are people out there! I told you to call it off! I saw the way they looked at me at the wake. They all think I let him die. I know why you're lying. È la Typhon, ragazzi, che gli fa pressione. L'ultima cosa che abbiamo ascoltato è stato Mac che ha detto a Novi: avevo detto di annullare tutto, ci sono delle persone laggiù. Quindi evidentemente lui il suo lavoro l'ha fatto, ha cercato di farlo perlomeno. Quindi se lui ha il terrore che la Typhon ancora lo osservi, significa che l'origine del problema è lì. Quindi è la Typhon che ti fa pressione. Typhon's forcing you to deny the call. What the fuck? Ok,
che tu sei colpevole se continui a nasconderlo, eh. You might not have been the reason he died. Esatto, esatto, è quello che dicevo un attimo fa. Makes you guilty too. You don't get it. This wasn't some accident. I told them you were down there and they detonated anyway. On purpose? Why? I don't know. I swear. And then I get a message telling me to deny there was ever a call. You gotta believe me. Gabe and I, we didn't get along, but I didn't want him dead. And now Typhon's watching me. My girlfriend, she thinks I'm a murderer. My neighbors all hate me. I mean, what the fuck am I supposed to do? I think I can calm him down. But does he deserve it? Come sempre non so cosa fare, ragazzi. Perché da un lato non riesco a dimenticare che comunque ce l'avessi a morte con Gabe, con mio fratello. Non riesco a dimenticare che è venuto fin su a casa sua a picchiarlo, letteralmente, perché era geloso della sua ragazza. Però siamo comunque riusciti a trovare la prova che lui aveva fatto correttamente il suo lavoro, nonostante fosse stato comunque Gabe a chiamare, nonostante lui ce l'avesse con Gabe, quindi nonostante non andassero d'accordo, comunque lui aveva fatto ovviamente in ogni caso il suo lavoro, nel senso aveva comunicato che lì sotto c'erano delle persone ed è stata comunque la Typhon a fare lo stesso il cavolo che voleva. Quindi non so cosa fare, ragazzi, sinceramente, anche perché comunque lui col coprendo la Typhon è ovviamente in parte colpevole dello schifo che c'è dietro, ma comunque da un lato capisco la sua paura, chiaramente il suo terrore, anche se effettivamente c'è, cioè, a questo punto perché continuare a coprire la Typhon? Qual è la sua paura? Perdere il lavoro? Alla fine fossero questi i problemi, ragazzi, cioè se dietro a tutta sta storia c'è uno schifo simile, io piuttosto sarei contenta anzi di perderlo il lavoro, cioè piuttosto che continuare a lavorare per un'azienda simile che permette una roba del genere. Il punto è, c'è qualcos'altro ancora di più dietro, nel senso, se hanno addirittura minacciato di morte o roba del genere, è comunque controversa come situazione, ragazzi. Quindi davvero non so cosa fare, perché non so se davvero merita di essere tranquillizzato. E ovviamente le nostre scelte hanno comunque conseguenze sulle cose che accadranno più avanti. Quindi non so se... Io non ricordo, ragazzi, vi ripeto davvero, che scelta ho fatto la prima volta che l'ho giocato. E quindi non so cosa dovrebbe mai... Cosa potrebbe mai succedere se dovessi decidere di non tranquillizzarlo. Magari in preda alla paura davvero potrebbe abbandonarci a noi stessi e lasciarci nella merda con la Typhon, o magari tranquillizzandolo potrebbe decidere comunque di continuare a negare la cosa. Quindi è estremamente controversa tutta la situazione, ragazzi, anche la decisione di per sé è veramente complicata. Io posso capirlo, ragazzi, quanto vi pare, ma comunque al di fuori adesso di questa situazione lui si è rivelato uno stronzo, sia con la sua ragazza, sia con mio fratello, sia con chiunque. Quindi io penso che me ne andrò. Non so se sto facendo la scelta giusta, ma non me la sento di stare qua a consolare una persona che comunque, mo, a prescindere da tutto, ha trattato di merda mio fratello e l'ha preso a pugni a calci per una sua stupida idea. Vado via. You deserve everything you're getting. What? Maybe you didn't kill him, but you could have done something. You could have spoken up at the wake, or told the police what really happened. And you didn't. I didn't have a choice. You always have a choice. This feeling crushes you.
io. Sono terribili ste cose, ragazzi. Hey. Yeah, it's... Can we talk? Where are you? Okay. Sono terribili ste cose, ragazzi, perché poi... Stai lì a rimuginare, a chiederti se hai fatto la scelta giusta. Non è facile. Non è mai facile. Non è mai facile. Con sti maledetti giochi. È dura, ragazzi, è dura. Io ve lo ripeto sempre, ma è così, insomma, che mi sento ogni santa volta. Oh. Che fai? Che fai lì? You were right. About Typhon, about Mac. Alex. Mac got the call. How do you know that? He got the call and he lied about it. Doesn't matter. Someone is putting pressure on him to keep quiet. Someone from the mine, and... It doesn't matter! I keep... Ma perché no? ...coming here. And playing it back. But it always ends the same. Ryan... He's dead. He's really dead, Alex. Avere a che fare con la rabbia è difficile. Con la paura e con la rabbia soprattutto è difficile. Andiamo. Si sente in colpa di sicuro, ma che colpa ne ha lui? Qua non è colpa di nessuno di noi. My fault. My job is to keep people safe. And I failed. Purtroppo è inevitabile che quando succedono certe cose uno magari si sente in colpa, è inevitabile, ma non è stata colpa di nessuno. È stata colpa della Typhon, di chi ne è responsabile davvero. È incredibile, ragazzi, come questo gioco riesca a rendere davvero bene l'idea di come una determinata emozione possa farti sentire. In questo caso lui è come se davvero non avesse più niente intorno a sé, come se il mondo gli crollasse sotto i piedi. È incredibile. Quindi io direi, mi hai salvata, hai comunque salvato me. Non so quanto possa essere di consolazione, Ryan, ma... I owe you my life. She's wrong. I let her cross that log. I put Gabe in harm's way. I'm not a hero. I'm a coward. Worse than worthless. È anche difficile decidere cosa dire, perché
certe situazioni a volte parlare forse anche troppo. Però in questo caso, cioè, non potevi saperlo, cioè nessuno di noi poteva saperlo. You've got to stop torturing yourself. You did everything you could have. It doesn't matter. Gabe's dead because of me. Gabe, I'm so sorry. Ui. Devi perdonarti tu. There's only one person holding you responsible for this, Ryan. You need to forgive yourself. You're not alone. So brutte queste situazioni, ragazzi. Whoa, hold on. There's a guy in a gorilla suit. Does he also jump off of the cliff and into the pool? No, he chases a guy in a banana suit. That guy jumps off the cliff and into the pool. Okay, I'm sorry. This is a Mexican restaurant? Nominally. The food is well, terrible. But it's Gabe's favorite place. Tell you, he's the oldest 12-year-old I know. Can I ask you something? Of course. Certo. You came up here to tell me that I was right about Mac. About him getting the call. How did you know? Sapessi, tesoro. There's something you should know about me. And it's gonna be easier to show you than to explain it. This is gonna seem sort of weird at first, then really weird. Do you trust me? Allora, ok, Alex ha deciso di parlare a Ryan del suo potere, ok? E penso che sia una cosa positiva, perché comunque mentire sul come, sul perché sarebbe inutile. Quindi direi, pensa a qualcosa di spaventoso. La paura di solito. Think of something that just scares the shit out of you. Really focus until you feel it. Non è così semplice, però. Mac, Typhon, all of it. You're afraid you won't know how to handle it without Gabe. Never knew anyone so good at getting into and out of trouble. Oh, man, this one time. Whatever it is you're thinking about right now, don't stop, okay? Keep going. Okay. What emotion is this?
Ok, questa cosa è bellissima, ragazzi, perché Alex fino ad ora ha sempre solo vissuto emozioni negative. E quindi questa emozione qua, per lei è sconosciuta, quindi non ci resta che esaminarla. Must be a good memory. I wonder if I can piece it together. È un ricordo felice, quindi vediamo di riuscire a ricostruirlo. Gabe, Goose. I see it. It'll move. It's not moving. It'll move. Gabe! È vestito un'oca? Oddio. Vediamo il resto. Oh, that's a lot of blood, huh? Gabe, this is serious. Killing a Canadian goose is a violation of international law. Shut up. It is not. They're Canadian geese, Gabe. Property of the crown. The crown of... Property of the crown, Gabe. What do we do? L'hanno sepolta. How deep you think? Deeper than that. The Royal Canadian Mounted Police can spot a goose grave at 100 paces. Ma lui ci ha creduto the fino mounties? All'ultimo, dai. Oh, come on, man. I'm sorry. I'm sorry. How long were you gonna let me dig? Well, I wasn't gonna stop you. So, did you finish burying the goose or not? Okay, also, property of the crown? Really? Well, they are technically protected under the migratory bird treaty. Oh, that. How? Oddio, insomma, per quanto ci si possa scherzare e ridere su, non direi sono una specie di supereroina. Andrei più sul non sono una persona normale. There's something wrong with the way I process other people's emotions. I see these auras, I guess. And sometimes, if somebody's feeling something big, it sort of infects me, and I start feeling it too. And that's what you just did with me? Mm-hmm. There's nothing wrong with you. You're a literal wizard. It's only ever been the bad emotions before. Esatto. That was pure joy. Who else knows? Gabe did. But now, I guess... just you. And that's how I know Max terrified of Typhon. He reported Gabe's call, and they ignored it. Now they're putting pressure on him to toe the line. Okay, but why? I don't know yet. Someone made the decision to let the blast go off.
seems like finding out who would be a good start. So, you're going after Typhon? E per forza, che dobbiamo fare? You'll need help. You don't have to. You're stuck with me now. Cioè, regà, mi guarda così e mi dice non riuscirai a liberarti di me. Cioè, abbiamo appena condiviso un brutto momento, poi un bel momento, e io mi getto ad abbracciarlo. Scusatene. Oh, che cosa c'è? You're welcome, I guess. Sono cibi. Oh. Yeah. Thanks. Thank you. Comunque lei è carinissima, no. Pure. Thank you. Oh. Che cosa cibi? Uffa. Oh. Troppo cheap, ragazzi. Mannaggia la cincia allegra, mannaggia. Sti momenti così emotivi. Non sarebbe Life is Strange, se no. In effetti. Allora, ragazzi, io direi e suppongo che abbia salvato qui la partita. Quindi direi che per oggi ci fermiamo qua. Comunque abbiamo fatto diversi passi avanti. Abbiamo scoperto che appunto Mac è in parte responsabile, anche se inizialmente non avrebbe dovuto essere così, perché come abbiamo detto prima, ragazzi, lui si era impegnato comunque a svolgere il suo lavoro, nonostante appunto non andasse d'accordo con Gabe. Aveva avvisato quelli della Typhon che lì c'erano delle persone, quindi di interrompere l'esplosione. Loro hanno fatto finta di niente e hanno obbligato comunque Mac appunto a restare in silenzio, non dire nulla. Quindi abbiamo fatto una grande scoperta, per fortuna siamo riusciti ad aiutare Ryan un attimino, ragazzi, ad uscire da questo circolo di senso di colpa di cui non riusciva a liberarsi. E quindi quello che appunto faremo d'ora in avanti sarà vedere di riuscire perlomeno ad indagare più a fondo sulla Typhon, quindi cosa c'è stato dietro questa decisione comunque di mettere in atto l'esplosione. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un bacio a tutti, ragazzi, da Giochirina. Ciao!